Se hai una pompa di calore dalla tua centrale termica e vuoi ottenere il massimo dei benefici con il minor prelievo possibile di energia elettrica dalla rete, questo componente non deve assolutamente mancare. Negli anni passati, a causa della ricerca del prezzo costantemente più basso per realizzare le centrali termiche asservite da una pompa di calore, si tendeva a collegare la mandata delle pompe di calore direttamente all'impianto di riscaldamento a pavimento, raccontando che tanto la macchina inverter farebbe comunque il suo lavoro. Poi, dopo mille problematiche che nascevano a causa di un'errata circolazione dell'acqua nei circuiti e a causa di frequenti malfunzionamenti ed anomalie sulle macchine, si sono diffusi i serbatoi di accumulo dell'acqua tecnica, posti sul ritorno dell'impianto. Sostanzialmente, la macchina spingeva l'acqua riscaldata o raffrescata a seconda della stagione direttamente sull'impianto radiante e alla fine dei circuiti si posizionava un puffer di dimensioni variabili che comunque aiutava le malcapitate pompe di calore a respirare e le faceva lavorare sensibilmente meglio. Ma se vuoi ottenere le massime performance dalla tua centrale termica, il modo di lavorare della pompa di calore è completamente diverso e sostanzialmente si tratta di far lavorare la macchina direttamente sul serbatoio di accumulo di dimensioni generose e di spillare l'acqua calda o l'acqua fredda che serve a seconda delle stagioni per rimetterla nei circuiti a pavimento, che sono diversi, divisi in zone alla giusta temperatura. L'esempio che ti porto oggi è molto semplice. Qui siamo in una casa di tre piani dove ci sono due nuclei familiari che hanno esigenze diverse ed un involucro molto efficiente. Nel piano terra, per riscaldare gli ambienti e mantenerli a 20 gradi, l'acqua non sarà mai alla stessa temperatura del primo piano, quella che entrerà nel pavimento, intendo, e nemmeno alla stessa temperatura del secondo piano, perché la temperatura di mandata dell'acqua, quella che noi definiamo acqua tecnica, è scorrevole, ovvero si alza e si abbassa a seconda della temperatura esterna. Non è assolutamente un dato fisso. Il concetto di lavorare con una pompa di rilancio, adeguata per ogni piano, con una miscelatrice termostatica, ci permette di erogare la quantità di energia che serve a mantenere in temperatura i piani, evitando tutti gli sprechi e portando sulla carta risparmi che arrivano a superare il 20% rispetto ad un impianto tradizionale con temperatura fissa. Sicuramente, come avrai potuto intuire, queste pompe di rilancio hanno bisogno di lavorare con un'elettronica raffinata che sappia interpretare i dati delle temperature esterne, delle temperature degli edifici e di conseguenza aumentare o diminuire la potenza tecnica fornita agli ambienti, per far mantenere costantemente le temperature desiderate, garantendo comfort, benessere e sostanzialmente un risparmio economico. Ecco, il concetto di elettronica raffinata si sposa appieno con il mio modo di progettare le centrali termiche e quello di selezionare le macchine professionali, perché non tutte le pompe di calore possono permettersi il lusso di dialogare direttamente con questi sistemi evoluti della gestione delle temperature. Se anche tu vuoi capire come ottenere il massimo dei tuoi impianti domestici, ottimizzando il budget a disposizione senza accettare compromessi, clicca nel link che trovi sulla descrizione del video e richiedi la mia analisi telefonica. Un saluto da questa centrale termica iperperformante firmata Davis Barcaro e Soluzioni Solari. Per oggi è tutto, alla prossima!